E siamo agli avvisi di garanzia, quelli inviati dalla Procura di Trieste a Giovanni Perissinotto e Raffaele Agrusti, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex direttore generale del Gruppo Generali di Trieste. Un provvedimento ricevuto dai 2-3 settimane fa, attualmente però non sono indagati, la notizia è trapelata soltanto ora. La contestazione rivolta ai due ex manager è quella di ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'articolo 2638 del Codice Civile. L'azione riguarda il decennio precedente all'insediamento nella holding del Leone di Mario Greco. Perissinotto ed Agrusti sarebbero accusati di non aver fornito adeguate motivazioni a 7 operazioni finanziarie ritenute rispettose dei vincoli di governance per inosservanza delle procedure o per mancanza di comunicazioni al CDA. Insomma, i due avrebbero preso decisioni finanziarie di un certo rilievo senza seguire l'iter obbligatorio previsto dal diritto societario. Operazioni per più di mezzo miliardo di euro effettuate dal 2000 al 2007. L'attenzione su queste transazioni è stata posta per prime da Ivass e Consob, che hanno allertato la Procura. Da qui gli interrogatori dei pubblici ministeri Federico Frezza e Matteo Tripani, che pian piano sono giunti al provvedimento. No comment per i legali di Perissinotto, nessuna responsabilità diretta, fanno invece sapere gli avvocati di Agrusti, dato che il loro assistito è stato nominato Chief Financial Officer dopo il 2007, dopo le operazioni oggetto dell'inchiesta della Procura Giuliano. Un dato è certo, sulle Generali rischia di abbattersi una bufera.